Parte la nuova edizione del censimento della popolazione e delle abitazioni e ancora una volta gli italiani saranno chiamati in causa per fornire tutta una serie di informazioni di tipo personale, legate anche al loro luogo in cui vivono, per aiutare ad accrescere i livelli di conoscenza sui quali l'Istat, l'Istituto Nazionale di Statistica, raccoglierà questi dati e poi li fornirà al paese per poter prendere anche le necessarie decisioni per migliorare la qualità della vita di tutti. In questa edizione, come è accaduto anche nelle precedenti, c'è un campione particolarmente consistente di famiglie. Abbiamo 1.300.000 famiglie che saranno chiamate, come dire, all'appello e la cosa si svolgerà in 2.500 comuni italiani. Il questionario contiene tutta una serie di informazioni legate appunto all'abitazione, alle caratteristiche della famiglia, alle caratteristiche individuali dei soggetti che ne fanno parte. E tutte queste informazioni verranno, come di consueto, raccolte, valutate e poi alla fine valorizzate con un ritorno a tutti coloro che vogliono sapere come sono gli italiani oggi, magari come sono cambiati rispetto alle edizioni precedenti e quindi ancora una volta avremo una fotografia che ci consentirà, accostata alle fotografie degli anni precedenti, ormai annualmente negli ultimi anni abbiamo eseguito questa operazione censuaria, ebbene la fotografia che andiamo a realizzare nel 2022 ci consentirà di vedere che cosa è cambiato e in qualche modo magari di immaginare quali saranno i futuri cambiamenti e quali sono i problemi che in qualche modo si accostano alla vita di tutti i giorni, di tutti.